Noi ci troviamo in Piazza Mercato a San Simone, dove è nata la Fiera di San Simone, una fiera che è nata più di 200 anni fa, quindi è una delle fiere più antiche del Salento, una delle più storiche, una fiera dove i vari commercianti da anche varie province venivano qui a San Simone per vendere prima dell'inverno, quindi è la cosa particolare della fiera. È una fiera che comunque ha una tradizione, una storia, e noi come amministrazione vogliamo puntare su questo evento proprio per valorizzare, promuovere e destagionalizzare anche il turismo, e quindi per noi è un evento molto importante. On lâche une rime pour celui qui fait son chemin et fait croquer les copains. Même si l'aspect financier contraint l'avancée de projets concrets, contre un coup complexe combat qu'on mène en commun. Pour les proches mecs, ceux qui t'épannent quand t'es en galère, ceux qui méritent des médailles et qui y prêtent en appel, ceux qui te rappellent à la raison et te font relâcher la pression, t'acceptent à la maison. Mais qu'en soit la saison, c'est pour ces bons gars qu'on se bat. On se laisse pas abattre au comptoir, on compte pas le genre art quand il faut se mettre à table. Malgré les états d'âme, les décalages, les dérapages de chacun, on essaiera de garder la foi jusqu'au sarcophage de. Dentro la Fiera di San Simone c'è la Fiera del Gusto. Ogni anno ospitiamo tantissime aziende, sia salentine e locali, ma anche di altre regioni, tipo la Sicilia, la Basilicata, l'Umbria. E quindi è un street food ovviamente all'aperto. E questa mattina c'è stata la classica Fiera del Bestiame, che comunque ci richiama tantissimi visitatori. E questa mattina di nuovo le visite guidate al Frantoio Ipogeo. Dormi aujourd'hui les haters, ça en célèbre. Putain, c'est ironique si t'avais pas compris. On répète, la fashionerie ici c'est pas notre style. On respecte quelques préceptes fondamentaux et nécessaires. Quand on capable dans le dos des autres, on marche droit sans regarder derrière. On persévère et lâche pas le steak, post-tard la semaine. Et le week-end se fout la quiche comme une alsacienne. On mène plusieurs vies parallèles avec de nombreux paramètres à gérer. Parfois terrible la charge de taf à faire. On va de ses vrais, passe par des phases de stress. Noi siamo una prologue che nasce come Proloco San Nicola, però effettivamente noi lavoriamo nel periodo estivo a Lido Conchiglie, quindi prendiamo un tot di turisti, di persone che vogliono conoscere le nostre tradizioni. Questo è il terzo anno che proponiamo insieme all'amministrazione comunale Street Chef. In che cosa consiste? Nel valorizzare, proprio come diceva lei, l'enogastronomia locale, quindi ci sono aziende importanti. Noi qui a San Nicola abbiamo la Casina Muzio che produce vino insieme a Rodogallo, poi la cooperativa agricola olearia San Nicolese che produce appunto olio extravergine d'oliva, l'Empilla è il nostro piatto tipico, l'Empilla è un impasto fatto di zucchine, pomodori, cipolle. E poi il pisello riccio è uno dei legumi importanti di San Nicola, e oggi abbiamo fatto una sfida all'ultima cucchiara, dove appunto abbiamo preparato insieme a quattro massaie locali quattro piatti tipici davanti ad una giuria tecnica e popolare. Quindi insieme appunto al consigliere Patrizio Romano, e questo è il nostro intento, far crescere la Fiera di San Simone. Noi siamo novelli, quindi da pochi anni stiamo riuscendo a far entrare questa mentalità nella Fiera di San Simone.